Oggi Catania e Palermo unite per questo sciopero contro le promesse della regione, promesse che spesso non vengono mantenute. Dite voi, c'è un balletto su quelle che sono le giornate lavorative e soprattutto sugli stipendi che ancora non vengono pagati. Forse qualche spiraglio si apre secondo quello che dicono i sindacati, ma voi da qui non mi muovete fino a quando non mi dicono per quante giornate potete lavorare. Esattamente come dice lei, che noi da qua non ce ne andiamo se non sappiamo quante giornate di lavoro effettive dobbiamo fare quest'anno. C'era il problema pure degli stipendi, che prima l'abbiamo sbloccato, ora il problema dicevo l'hanno bloccato di no, cioè qua si sta vivendo in un clima di incertezza, cioè non si capisce niente, non è chiara la situazione. In ogni caso noi da qua non ce ne andiamo, perché stamattina vogliamo sapere quante giornate dobbiamo fare quest'anno, cioè ci interessa sapere questo, non vorrei che tutto si conclude in una, diciamo così, una cosa così meteorica, dire che 3, 4, 10, 15 giornate abbiamo finito il tutto. Non è tollerabile, non può passare un discorso del genere, anche perché se qua si sta, diciamo così, giocando con centinaia e centinaia di padri di famiglia. Abbiamo ricevuto stamattina notizia che Tolomeo, quindi il capo del Corpo Forestale di Palermo, ha dato disposizione ai vari capi degli ispettorati di riavviare i lavoratori da domani mattina nei cantieri. Non sappiamo purtroppo ancora oggi, a ora, per quanto numero di giornate, quindi stiamo aspettando. Noi abbiamo ribadito in tutti questi mesi è l'applicazione dell'accordo del 14 maggio del 2009, ossia per i lavoratori dell'antincendio e dei 100 unisse di fare 151 giornate. Il problema è nel reperire queste famose risorse economiche e quindi sicuramente un risultato è di ritornare a lavorare, però rimane il punto interrogativo e il motivo per cui rimaniamo qui nel numero delle giornate.